Ma basta giocare alla PlayStation, fai un po' di movimento. Avete ragione. Sapete cosa vi dico? Ah, innanzitutto, ciao a tutti. Oggi riprodurremo i nostri videogiochi in casa. Il nostro gioco sarà Sonic. Di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno dello scotch e in questo gioco di una persona che ci darà dei comandi. Tranquilli, se non avrete questa persona a disposizione, basterà utilizzare la vostra immaginazione. Venite, partiamo! Schiva. Accelera. Raccogli. Rallenta. Salta. Mimetizzati. Salta su un piede. Abbassati. Raccogli. Schiva. Abbassati più veloce. Arrivato. Ora andremo a giocare a FIFA, sarà il nostro ultimo gioco e per chi non lo sapesse è un gioco sul calcio. Cosa dovremo fare? Avremo delle prove abilità da superare, dovremo cercare di far canestro con le nostre palline di carta. In che modo? Colpendo la pallina con varie parti del piede, prima col collo, poi con l'interno, poi di coscia e infine di testa. Infine siamo arrivati al momento più bello, alla partita. Potremo giocare da soli o con un compagno. Se giocheremo con un compagno, le regole sono molto semplici. Vincerà il gioco chi riuscirà a fare più gol. In caso di parità andremo ad oltranza. Se invece giocherete da soli, la sfida sarà con voi stessi. E cosa dovremo fare? Dovremo andare a calciare in una porticina col piede destro, nell'altra porticina col piede sinistro e vedremo quanti gol riusciremo a fare con un piede, con l'altro e se riuscirete a far sempre gol. E ora partiamo per la partita. Mi raccomando, riproducete anche voi i vostri videogiochi in casa e continuate a seguirci. Ciao!